personale, articoli per sport, bici e tempo libero, autoveicoli, motocicli e accessori, giochi e giocattoli, farmacie e parafarmacie, articoli medicinali ed ortopedici, cosmetici, profumerie, erboristeria, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, animali domestici e alimenti per gli animali, materiale per ottica e fotografia, saponi, detersivi e affini, articoli funerari e cimiteriali e taglio ambulante di alimentari, fiori, piante, profumi e cosmetici, saponi, detersivi, biancheria, abiti e calzature per bambini, commercio al dettaglio a distanza, commercio effettuato con distributori automatici, il tutto anche il sabato e la domenica. E sono espressamente autorizzate all'apertura edicole, tabaccai, barbieri e parrucchieri. Viene prevista un'apertura esplicita ma con limitazioni, cioè ammesso soltanto l'asporto e il domicilio, con una differenziazione di orario per i bar e per i ristoranti, e comunque è confermata l'apertura esplicita delle seguenti attività: bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. La chiusura parziale è prevista per gli ipermercati, dove però possono restare aperti i punti di vendita che sono autorizzati al punto 1, quindi la quasi totalità. Nessuna chiusura è prevista per alcuna attività artigiana né per attività produttive e manifatturiere. Vige unicamente l'obbligo di rispetto, che ovviamente vige sempre per tutti, dei protocolli di prevenzione. Nessuna interruzione per le attività e gli studi professionali, nessuna limitazione per il commercio all'ingrosso, sono del tutto chiusi i centri culturali, le palestre, i centri estetici, i centri benessere, discoteche e sale da ballo. In sostanza sono chiusi i seguenti esercizi commerciali: abbigliamento, ma solo se dedicato unicamente agli adulti, perché alcuni negozi di abbigliamento hanno anche abbigliamento per bambini e quindi scatterebbe la possibilità di aprire. L'antiquariato, la filateria, la gioielleria e la merceria. Fatta questa premessa, sostanzialmente abbiamo cercato come giunta di interpretare il senso di queste disposizioni. In buona sostanza, chi è che deve stare a casa in base a questa normativa che viene indicata e annunciata come rigorosa? Le casalinghe, perché non abbiano figli da portare a casa la mattina, i disoccupati, i lavoratori in nero, i tirocinanti, gli studenti dell'università e delle ultime due classi di scuola media. Tutti questi comunque possono uscire se hanno necessità di recarsi in una delle attività commerciali autorizzate. Credo che non debba fare nessun commento su questa elencazione che ho appena finito di fare. Non debba fare nessun commento rispetto alla assoluta inadeguatezza di queste normative per contrastare la pandemia in corso. Assoluta inadeguatezza nazionale e regionale. Questo ovviamente va detto con molta forza ed è la ragione per la quale ho ritenuto opportuno che ci fosse una comunicazione che di fatto si traduce in un fatto molto semplice, un appello al senso di responsabilità dei cittadini. Deve prevalere la paura del contagio rispetto alla paura della sanzione e deve prevalere un comportamento responsabile da parte di tutti. Resta il giudizio su chi ha fatto questa scelta a livello nazionale e a livello regionale, assumendosene le responsabilità. Con riferimento poi a quanto sta accadendo nel dibattito che si riferisce alla scuola, io credo che si stia facendo una grande operazione di distrazione di massa rispetto ad un tema che, per l'elencazione che ho fatto, credo che non riguardi la scuola. E credo che non riguardi soltanto la scuola, che ha una sua specificità, che deve essere assolutamente salvaguardata e deve essere assolutamente garantita, e per la quale vogliamo prestare il massimo di attenzione. Io per questo ripeto, è stato importante avere avviato a novembre lo screening scolastico, anche il drive-in, ed è necessario che su questo ci sia da parte di chi è responsabile, ripeto, responsabile, il massimo di attività e il massimo di impegno. Occorre evidentemente che ci sia questo appello forte, ci sia un invito alle forze dell'ordine a proseguire con la loro attività che fino adesso è stata compiuta e continuerà ad essere compiuta, come ho avuto conferma questa mattina nel corso di un incontro del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ma è evidente che in queste condizioni
Io credo che non ci siano adottati provvedimenti che sono adeguati, ma siccome questi provvedimenti si assume essere stati adeguati sulla base di dati scientifici e epidemiologici, a me resta soltanto da porre un interrogativo, grande come una casa, ma un interrogativo. E da questo punto di vista, con riferimento al tema specifico della scuola, non c'è dubbio che chi sostiene, come io sostengo, il lockdown per evitare un'agonia lunga 6 mesi, è anche chi sostiene, come io sostengo, la Giunta sostiene, la importanza fondamentale della presenza nelle scuole, cioè della didattica in presenza, non potendo condannare i giovani, i ragazzi, ad una mancanza di scuola che non è soltanto un luogo di trasmissione dei poteri, ma anche un'occasione di socializzazione, oltre che ad essere uno straordinario ascensore sociale. Da questo punto di vista abbiamo con molta forza chiesto e dato la massima collaborazione per lo screening scolastico, uno screening scolastico che avrebbe dovuto essere prolungato prima della riapertura delle scuole, questa è la mia opinione, in considerazione di criteri epidemiologici. Siccome il 6, il 7 e l'8 sono finite sostanzialmente le festività natalizie, fine settimana tra l'Epifania e domenica, calcolando i 15 giorni, sarebbe dovuto proseguire nella didattica a distanza. Il governo regionale, il presidente della regione, ha dovuto invece di modificare quello che è un'indicazione epidemiologica, lasciar trascorrere 15 giorni dal tempo in cui si è verificato il massimo di possibile contagio per poter valutare gli effetti di contaminazione che questo periodo ha avuto. Si è ritenuto di dover interrompere questo periodo, si è fatta una scelta epidemiologica sulla quale evidentemente io non posso rientrare. Ma devo evidentemente ricordare che una scelta epidemiologica ha degli responsabili e da questo punto di vista ho chiesto e continuo a chiedere da parte della ASP competente, l'ho chiesto anche all'assessore regionale, di avere i dati comune per comune, città per città, non soltanto con riferimento al numero dei contagiati, ma con riferimento anche alla collocazione degli stessi per verificare se esistono alcune zone particolarmente significative rispetto alla diffusione del contagio. Abbiamo chiesto anche e formalmente all'ASP, attendo ancora una risposta con una nota che vi sarà ovviamente comunicata, attendo di avere le valutazioni sulla città di Palermo. Voglio sapere, ho il diritto di sapere, devo sapere quali sono i comportamenti tenuti dall'ASP, le azioni che ha posto in essere, le azioni che ha programmato. E voglio sapere qual è il livello di rischio non della scuola, ma il livello di rischio dell'intera città. Con riferimento alla scuola, evidentemente, lo specifico riferimento alla scuola, data l'importanza che ha la scuola. Voglio anche ricordare che nei provvedimenti adottati dalla Regione non si fa alcun riferimento a competenze del sindaco, quindi il sindaco è sostanzialmente consegnato al suo ruolo tradizionale, che è il ruolo di poter adottare ordinanze temporanee come un'allerta meteo. Un'allerta meteo occorre che ci sia un organismo tecnico, la protezione civile, che segnala l'allerta meteo. Ovviamente attendo di avere analoga allerta meteo, allerta sanità da parte dell'ASP, che considero responsabile di una scelta ovviamente che non compete scientificamente e tecnicamente a nessun sindaco. Lo dico perché sostanzialmente tutto questo denota la debolezza di questo impianto. E io faccio appello al senso di responsabilità dei cittadini, che in questo caso è più importante del senso di responsabilità delle istituzioni che hanno deliberato a livello nazionale e a livello regionale il massimo di attenzione. Facendo riferimento ad una considerazione, ovviamente io immaginavo, essendo in una zona rossa, essendo cioè in una classificazione di divieti che avrebbero sicuramente bloccato la mobilità, era evidente che non occorrevano altri provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale. E siccome questa
zona rossa sostanzialmente è un rosa pallido, più pallido che rosa, è una scelta. È una scelta che, sulla quale ho il diritto di esprimere le valutazioni di insufficienza, ma certamente qualcuno risponderà che invece è sufficiente, assumendosene le relative responsabilità. Ho disposto oggi stesso che venga adottata una ordinanza che ripristina il divieto di stazionamento in quelle zone già indicate precedentemente, in occasione di una mia precedente ordinanza, e ho esteso questo tipo di ordinanza di stazionamento all'ingresso e all'uscita di tutti i plessi scolastici della città. Cioè, i genitori possono accompagnare i figli, ma non possono fermarsi a chiacchierare quando lasciano o quando ritirano i figli dalla scuola. Questo è un modo per confermare ancora una volta l'appello che faccio ai cittadini ad assumere tutte le misure che sono possibili e necessarie. Attendo sempre la risposta ad una nota che ho mandato alla ASP e attendo una risposta formale e non certamente si può pensare che ci si debba accontentare di comunicati stampa che danno dati con riferimento alla scuola che non sono, a mio avviso, assolutamente indicativi. Intanto perché si fa confusione tra scuole presenti in un territorio piuttosto che in un altro territorio, in un comune piuttosto che in un altro comune, e si fa riferimento ad un screening che è stato effettuato a scuole chiuse, quindi affidato esclusivamente ai volonterosi volontari che si sono recati alla Fiera del Mediterraneo. Io credo che una forma di screening scolastico serio impone il recupero dell'attività di quelle USCA che a novembre erano state promesse e erano state avviate. Occorre che ci sia un accertamento in loco, nella sede scolastica, dei tamponi, qualora dovesse rimanere questa normativa cosiddetta rossa nella nostra città. Questa è la posizione che intendo esprimere, che intendo confermare e sulla quale io credo che occorre che si faccia chiarezza, evitando grandi depistaggi che finiscono con introdurre un enorme dibattito, scuola sì, scuola no, in presenza o didattica a distanza, essendo evidente che non si può che essere d'accordo sulla didattica in presenza, ed essendo evidente che porre limitazioni alla didattica in presenza, quando invece si stabilisce il liberi tutti per provvedimenti del governo nazionale e regionale, è un'evidente contraddizione che carica di un eccesso di responsabilità i cittadini e che non esonera però la responsabilità del governo nazionale e del governo regionale. Grazie, credo che questo sia il senso di questa conferenza stampa, alla quale partecipa ovviamente anche l'assessore alla scuola. Mi permetto di fare questa provocazione anche all'assessore alla scuola, perché non si può considerare la scuola, ho sempre ripetuto in tutte le sedi, né un fortino assediato, né meno che mai una sorta di mondo a parte del quale non se ne occupa nessuno, affidato interamente alla responsabilità dei genitori, degli alunni e dei dirigenti scolastici. Questa posizione di questa conferenza stampa è un atto di rispetto nei confronti del mondo della scuola e anche serve ad fare chiarezza su quello che significa l'annuncio così fortemente strombazzato della Sicilia come zona rossa. Grazie. Sono ovviamente a vostra disposizione per rispondere a tutte le domande, così come sono a vostra disposizione tutti gli assessori che doverosamente hanno concordato con me questa conferenza stampa, questa impostazione e ovviamente sono pronti a rispondere per le materie di loro eventuale specifica competenza. Sindaco, buon Signor pomeriggio. Sindaco, posso fare una domanda? Sono Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia. Prego. Glielo chiedo a nome di presente, nella qualità di presidente dell'ANCI. Volevo sapere se la sua posizione sulla scuola è condivisa da altri sindaci, perché ho notizia che ci sono ordinanze di vari sindaci che hanno chiuso. Sì, sono E se lei ha ordinanze che sono notizia a state, sua volta di sindaci che hanno chiuso già? sono ordinanze che sono state adottate sulla base di valutazioni della ASP. Così mi viene riferito, io pretendo ed esigo le analoghe valutazioni da parte della ASP.
se l'ASP ha ritenuto di dover far sospendere le scuole, l'ASP che è responsabile, perché c'era il rischio di assembramento o perché c'era un aumento dei contagi o perché lo screening scolastico non era completato, chiedo che applichi l'ASP di Palermo gli stessi criteri alla città di Palermo. Ma lei non ha notizia di altri sindaci in Sicilia che hanno fatto ordinanze di questo genere? Io ho avuto comunicazione di questi provvedimenti e in un incontro avuto oggi in Comitato Sicurezza Pubblica e Ordine Pubblico ho espressamente detto che non ho nulla da dire nei confronti dei provvedimenti adottati dai sindaci se questi sono confortati da una indicazione dell'ASP. E ho ricordato che avevo per questo chiesto fin da ieri sera all'ASP di fornirmi indicazioni e dati certi per poter adottare provvedimenti. Grazie. Sindaco, buon pomeriggio. Credo di essere stato chiaro. Sì, buon pomeriggio. Roberto Ginex dell'Agenzia ANSA. Desideravo sapere, intanto il sindaco di Monreale ha chiuso le scuole, quindi è stato un provvedimento già molto chiaro e netto. Però desideravo sapere, con riferimento alle scuole, la Polizia Municipale farà dei controlli rispetto agli eventuali assembramenti di genitori davanti alle scuole? Comincio intanto col dire che questa mattina abbiamo concordato con il Questore e con le altre forze dell'ordine e la Polizia Municipale che si faranno controlli per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dalle scuole e questi controlli saranno adesso resi più forti dall'ordinanza di divieto di stazionamento all'entrata e all'uscita delle scuole, che è un provvedimento aggiuntivo rispetto al generico provvedimento che pone le cosiddette limitazioni alla mobilità, che mi pare che non sia per nulla limitata. L'ASP ha fornito un parere al sindaco di Monreale e il sindaco di Monreale si è adeguato a quel parere. Io chiedo di avere il parere con riferimento alla città di Palermo, non lo chiedo io. L'ha chiesto stamattina il sindaco di Carini, il sindaco di Bagheria, l'hanno chiesto il sindaco di Petralia, tutti i sindaci abbiamo confermato che attendiamo di avere specifico riferimento e per evitare che potesse essere una generica richiesta che peraltro io ho sempre ribadito negli incontri giornalieri che si fanno in prefettura alla presenza dell'ASP, ho inviato una nota formale all'ASP di Palermo e per conoscenza al Presidente della Regione, all'assessore regionale alla salute, all'assessore alla pubblica istruzione e al dottor Suraniti che è responsabile dell'ufficio scolastico regionale. Sindaco, scusami, sono Sara Scarafia. Dunque, l'ordinanza antistazionamento ovviamente in questo caso vale per tutta la città, non solo per il centro, no? No. Allora, abbiamo questa ordinanza di stazionamento e viene adeguata a questa situazione creata da questi provvedimenti nazionali e regionali. È uno strumento di difesa. Oltre a estendersi alle aree indicate, significa il centro storico, Politiama ed Libertà, è previsto espressamente in questa ordinanza il divieto di stazionamento all'entrata e all'uscita di ogni singolo. Di tutte le scuole. Ok, perfetto. Se un'ultima domanda, se non dovessero arrivarti questi dati che tu chiedi dalle ASP, intendi in qualche modo agire a tutela della salute dei cittadini, non so, con un'altra ordinanza o con una diffida? Allora, se non dovessero arrivare questi dati, fin da adesso denuncio ad ogni organo competente l'inadempienza da parte dell'ASP. È chiaro? Ok, grazie. Perfetto. A cominciare ovviamente dall'organo politico che è l'assessore alla salute. Altre domande? Ci sono. Prego. Sindaco, scusa. Sindaco, buonasera. Giancarlo Macaluso. Buonasera, sono un po' la voce. Una domanda veloce che era questa qua. Io ho fatto un giro stamattina in città della domenica, sembrava una domenica come le altre. Siamo andati al mercato del Ballarò, era pieno, poi mi hanno detto che hanno fatto anche un controllo verso mezzogiorno. In una giornata normale ci sono 1000 occasioni di assembramento proprio per le ragioni che si elencavano, perché molte attività di fatto sono aperte e chiunque può andare, diciamo, a fare quelle cose lì.
Quindi non si ritiene, insomma, che ci sia un problema anche di sorveglianza dei comportamenti? Come si possono rafforzare i controlli? Scusatemi, oggi è andata molto meglio che di come andrà domani. Perché Ma poi non c'era domani nessuno in sarà giro, consentita la Giancarlo. mobilità per andare in ognuno di questi esercizi commerciali che ho appena finito di elencare, oltre che andare a lavorare. Cioè domani. Boh, non lo so, Sara, in Via Libertà forse nessuno, ma nelle zone popolari era pieno. Via Aurelia, Via Domani Perez. saranno ancora di più. Centro non c'era nessuno, dove in genere Bisogna insomma. Domani ci saranno ancora di più. il governo regionale. Saranno ancora di più. Non c'è dubbio. No, l'unica cosa, scusatemi, no, c'è una norma restrittiva. Non si può andare a trovare i genitori. Però si può fissare l'appuntamento al bar sotto casa. E si può andare al bar, prendere il caffè da asporto e portarlo al primo piano ai genitori. Credo di non dovrei fare altri commenti. Perché quello che a me preoccupa è il quadro generale, chiaro? Non le singole contraddizioni che sono evidenti. Altre domande? Sindaco, scusami, l'ultima cosa, solo per chiudere, ma tu che cosa vorresti che si facesse? Cioè, secondo te ci vorrebbe una chiusura totale come a marzo? Lockdown per 15 Totale. giorni è la mia proposta, ma è la mia proposta personale che ho, per questo ho iniziato questo incontro esibendo anche il testo di una intervista che non fa altro che ripetere le cose che vado ripetendo e che vanno ripetendo anche molti esperti, ma io non sono un esperto e quindi faccio una valutazione. L'assumo con valutazione politica, ritengo necessario un lockdown per un periodo di tempo limitato e che però sia accompagnato ovviamente da ristori. Adesso il tema dei ristori sarà un tema da rompicapo, perché vai a valutare il ristoro nei confronti di un ristorante il quale però formalmente è rimasto aperto, ma in realtà è di fatto impedito di operare. Andando a calcolare qual è la differenza tra il reddito che avrebbe avuto con l'asporto o senza asporto, con il servizio ai tavolini fino alle 18 piuttosto che fino alle 22, se si tratta nel primo caso di un bar, nel secondo caso di un ristorante, e quanto incide l'eventuale domicilio rispetto alla normale attività di presenza ai tavolini. Io credo che veramente è un momento di grande confusione, per questo ho voluto esprimere con chiarezza una posizione complessiva che credo sia fin troppo evidente, che viene confermata dalla lettura dei provvedimenti che vi ho sinteticamente espresso. Altre domande? Non ci sono altre domande? Pietro, se posso io, per favore. So che non sono una giornalista, ma ho un pensiero, credo che Per favore, sia stato io decido trattato di chiedere la da cortesia. Chiedo moltissimi. Sì, lo la so, cortesia. sindaco, però è un problema che è stato trattato già sugli No, organi di io chiedo la stampa. cortesia di evitare domande. Noi possiamo chiudere la sua conferenza stampa e resto qua a parlare con chi vuole. Con chi vuole. No, Chiaro? ma riguarda anche gli organi di stampa, perché Non ho riguarda gli detto. Allora no, assembramenti davanti le poste. scusatemi. Prego di rispondere. Restiamo noi e rimangono i giornalisti. Questa è una stampa che si chiude con i giornalisti. Dopodiché io sono Come qua volete. H24. H24. È chiaro? Siccome Vabbè. molti di loro Grazie, avranno sindaco. prenotato, insomma. Grazie. Io sono sempre Grazie, buonasera. disponibile. La mia email è nota a tutti, Grazie, buonasera. Sindaco, renuccio47@gmail.com. gli Sono assembramenti pronto a davanti collegarmi le con chiunque poste ritenga di sono collegarmi, come ho gravissimi. fatto in questi giorni in cui ho dovuto spiegare Ha detto a tanti genitori, a tante mamme, a tanti padri, quale sia la condizione in cui oggi si trova. Si sta creando un mostro che è riferito alla scuola. La scuola va difesa, 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 ma se esiste un luogo sicuro, questa è la scuola. Ma che senso ha? Che senso ha andare ad pensare di lasciare tutto aperto dicendo che stiamo chiudendo, non sta chiudendo nulla, nulla, nulla. Grazie e buon pomeriggio.